Uè ragazzi e bentornati nel rapporto di Stato Casabase del 31 marzo 2020. Dal team di Fortnite, salve comandanti, date un'occhiata alle novità di Salva al Mondo. Come prima novità abbiamo, attenzione, il ritorno dei dungeon. Combatti mostri, evita trappole, preparati e addentrati per affrontare il male nelle profondità. E pare che ci siano armi ed eroi da raccogliere lungo la via, chiavi magiche, un labirinto profondo e scuro, monete d'oro, pare proprio che sia ora di esplorare. I dungeon saranno disponibili dal 5 aprile alle 2, ora italiana. Poi, attenzione, abbiamo un nuovo arco. Ebbene sì raga, il fuoco del cavaliere. Usa una cura medievale per gli abbietti con il nuovo arco fuoco del cavaliere. I colpi critici ripristinano una parte degli scudi, quindi vedi di prendere bene la mira. Il fuoco del cavaliere sarà disponibile nel negozio settimanale a partire dal 2 aprile, fino al 9 aprile. Coniglietta Penny, Penny non vedeva l'ora di sfoggiare questo costume. Il suo vantaggio standard e quello comandante sono rispettivamente ridurre il costo energetico del plasma impulso del 75% come comandante e del 38% come vantaggio standard. Penny sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 4 aprile fino al 19 giugno, quindi praticamente fino a fine stagione. Attenzione attenzione, il lama pirata! Apri questo lama per ottenere il tuo eroe pirata e un bottino di armi. Questo lama ti costerà 500 biglietti avventura. I lama pirata saranno disponibili dal 5 aprile alle 2. Abbiamo un aggiornamento anche per quanto riguarda i lama di base. I caricatori hanno aumentato la capienza del set lama base. D'ora in poi gli eroi di casa base potranno ottenere i seguenti archi da lama base. Fulminatore a compressione, cercatore Vindertech, arco tubo vuoto e arco avvoltoio. Quindi tutti quegli archi facenti parte dei set, diciamo, abbastanza vecchi. Abbiamo il fulminatore a compressione che fa parte del set idraulico, il cercatore Vindertech fa appunto parte del set Vindertech, l'arco tubo vuoto del set tubo vuoto e l'arco avvoltoio del set avvoltoio. Quindi gli archi dei set vecchi sono disponibili dai lama. Aggiornamento contenuto versione 12.30. Ritorna Jonesy con il incursore, il suo vantaggio standard e il suo vantaggio comandante sono rispettivamente aumentare il danno critico con fucile di precisione del 225% come comandante e del 75% come vantaggio standard, e sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 10 aprile alle 2 fino al 19 giugno. Infine ritorna anche coda di cotone, occhio di falco. Il suo vantaggio standard e comandante sono rispettivamente traslazione fasica, rilascia 3 bombe d'uovo che infliggono 55 danni base ai nemici nelle vicinanze come vantaggio comandante e infliggono 18 danni base come vantaggio standard, e sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 10 aprile fino al 19 giugno. Ci vediamo nelle cripte comandanti. Finalmente dopo anni abbiamo i vantaggi delle armi fondatore migliorate. Clip ha acceso la fucina e ha portato alcuni miglioramenti a una manciata di armi del fondatore. Il tamburo battente, ogni decimo colpo sparato aumenta il danno dell'arma. Cumulabile fino a 4 volte, il ricaricamento rimuove l'effetto. Poi al colpo rapido fondatore, colpire un nemico con quest'arma aumenta i danni dell'arma e aumenta la velocità di ricarica, cumula questo effetto per il massimo danno, qua non abbiamo un limite. Il decostruttore, ogni proiettile ricaricato garantisce un bonus al danno, accumulandosi fino a 5 volte. Il primo proiettile a colpire un nemico dopo aver ricaricato infligge tutto il danno extra. E poi infine il notturno, colpire un nemico con quest'arma segna il tuo obiettivo. I segni esploderanno a ricaricarsi. Quindi veramente un aggiornamento interessante sulle armi fondatore, finalmente meritano un video ognuna di esse. Praticamente sono state potenziate tutte a parte la Masamune, che comunque era già l'unica abbastanza forte tra le tutte, diciamoci la verità. Ma solamente per l'ultima perk, dai. Comunque, e questo è quanto. Quindi, ricapitolando, su due piedi non abbiamo molte novità purtroppo, o almeno per ora è possibile solamente trovare gli archi dai lama, però vediamo un attimo i punti più importanti di questo aggiornamento. Allora, abbiamo il ritorno dei dungeon, sicuramente una cosa positiva, possiamo tornare a farmare oro, divertirci senza investire troppo le nostre risorse, no? Giusto per giocare e per rilassarci, possiamo dire. Poi ritorna il nuovo arco, per favore Epic, basta. La coniglietta Penny, ok. Ah, ecco, il lama pirata.
Ricordatevi raga che anche se la Epic non lo specifica, ovviamente ogni volta che il set cambia durante la stagione, i nostri biglietti verranno convertiti. Quindi noi possiamo iniziare a tenerci da parte i biglietti, se per esempio vogliamo il barone con la velocità, piuttosto che la falce a vapore, un'ottima falce raga. Oppure decidere di continuare a spenderli per i lama che sono disponibili ora, quindi per continuare a trovare le armi del set spia. Ecco, in questo caso dovete decidere voi quale dei due set preferite in base a quanti biglietti avete, insomma. In questo periodo comunque è abbastanza semplice farmare biglietti, ci sono un sacco di missioni che ci motivano a giocarle, ricompense veramente sostanziali. E che dire, raga, ricordatevi solo queste parole. Poi abbiamo l'aggiornamento dei lama di base, ok, sicuramente positivo, quindi avremo modo di trovare, penso, i doppioni di questi archi. Ovviamente con gli archi non poteva mancare Genesi con gli incursore, così anche voi potrete fare la vostra build incentrata sul critico. Coda di cotone, occhio di falco, va bene, niente di esilarante, sinceramente non è una perk che utilizzo spesso, ecco. Comunque, visto che la Epic non ci vuole rendere partecipi di quello che fixa, di quello che non fixa e di tutto il resto, ve lo mostro io. Esiste una pagina su internet chiamata Trello, dove è possibile tenere d'occhio per le varie modalità. Abbiamo il Battle Royale, la modalità creativa, la modalità mobile, i problemi generali e la nostra modalità salva il mondo. Su Trello vengono segnati appunto i problemi che ha il gioco, quando verranno patchati, se verranno patchati, se sono in lavorazione, eccetera eccetera. Comunque, come possiamo vedere, in questa patch cosa hanno risolto? Abbiamo il problema dei cosmetici che non caricavano giustamente quando si entrava in missione, appunto, ed è stato fissato. Quando i difensori facevano eliminazioni non contava negli incarichi, per esempio nelle missioni giornaliere, mi viene da supporre, ed è stato fissato. Lo spawn delle streghe è stato patchato anche quello, in quanto spawnavano fin troppe streghe. Ok che in questo periodo doveva esserci l'aumento appunto di streghe, ma non fino a questo punto, diciamo che era un bug. E il proiettile delle streghe era in grado di danneggiare le strutture dei giocatori. Questo è un punto veramente strano raga, perché se ci pensate è veramente veramente strano, non capisco bene cosa intendano. Se cliccate nella descrizione ci dà più dettagli. Infatti non è che non devono far danno. Le streghe facevano più danno rispetto a come era la loro intenzione. Però dopo aggiunge che i proiettili delle streghe non faranno più danno alle strutture dei giocatori. Ed è stato patchato, non ci resta che provarlo, raga. Se è così, sarà figo, veramente. Quindi le streghe sono state create solamente per danneggiare noi, in teoria. Mi state dicendo che era un bug quello che danneggiavano le strutture? Oppure sono scritto male? Non ci resta che scoprirlo. L'unica cosa che non è stata patchata e ancora sotto investigazione sono i proiettili della pistola mitica che non funzionano correttamente, cioè non targettano bene il bersaglio. Però mi viene da pensare perché su questa lista non c'è ancora il problema dei punti deboli del re mitico? Boh, non lo so. E questo è quanto per queste due settimane. Lo so, non è molto per queste due settimane, ma è un lavoro onesto, possiamo dire, no? A parte gli scherzi, poteva andare peggio. Io vi ringrazio di aver guardato questo video. Ricordo solo di lasciare un bel pollicione in su. Se volete supportarmi, il codice è KinoTV nell'item shop di Fortnite. E noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella!